Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi vi accolgo in questo particolare scenario di guerra, direi super guerra meravigliosa derivata dall'espansione Draenor. Perché se sono arrivato al 90 con il mio carissimo DK, muoio. No vabbè. E ho fatto praticamente già tutta la parte iniziale, non ho fatto molto perché come potete vedere sono ancora al 90, mi manca pochissimo per livellare, però ancora sono al 90, quindi non è che ho fatto chissà quanto progress. Infatti quel poco progress che ho fatto ve l'ho praticamente messo già prima con qualche montaggio o cose simili sicuramente. Adesso niente, qui sono con tutta la truppa Thrall, Khadgar e company. E non so effettivamente dove stiamo andando, stiamo andando al porto, vabbè. Ah, intanto che cammino vi dico che ho aggiornato tutto l'equip fino al 100, tutto no, tranne le spade e i trinket che... A parte i trinket non ce l'avevo già. Sono quelli che danno esperienza, insomma, quindi tutti questi tranne le spade. Si sono bombati tutti quanti, non so che cazzo è successo, ma va bene. Ok, ci hanno fatto andare a Shadowmoon Valley. Che ovviamente non è la Shadowmoon Valley che tutti conosciamo, quella delle Northrend, sì, le Northrend, delle Outland, ma è prima di quando è successo tutto il casino, credo, non lo so, non mi ricordo. Ma qua c'è un raro, no, non è un raro però, è un fake perché non c'ha la cosetta intorno. Ah, fanculo, va. Oh, iniziano a darci delle spade veramente interessanti, finalmente. Porco di giorno, guardate quanti danni c'ha di più, scandaloso. E andiamo a potenziare spaventosamente il nostro Deanno, quindi perfetto, perfetto. Andiamo subito a equipaggiarla sulla main end, GG. Anche perché ho detto sinceramente portare sempre l'equip che ero lì per livellare, è una rottura di palle perché, cioè, proprio perdi il gusto di trovare, non so, magari dei pezzi nuovi, roba simile, capito? Quindi praticamente qui dobbiamo ammazzare questi, sì, questi sottospecie di Ravenlord. Per chi lo conoscesse non lo so, però gli assomiglia un sacco. Ah, e piazzare queste bandierine per buttare giù gli alberi. Draenor, se ci penso, è un'espansione che io ho veramente affrontato con grande rapidità e un sacco di tempo fa, quindi non mi ricordo assolutamente un cazzo. Perché con il War... Oddio, ma il War ho fatto instant 90? Mi sa che il War ho fatto instant 90, ho fatto Draenor e basta, mi sa. Sì, esatto. Però l'ho affrontata un po' con il caos all'inizio di Draenor, quindi non me l'ho proprio goduta al 100% perché sapete che... All'inizio comunque è sempre un cazzo di macello perché tutti corrono destra e sinistra, sono impazienti di fare tutto, eccetera, eccetera. Ah, ho messo questo talento che sarebbe questa spell nuova, che è un attacco AoE praticamente davanti a noi. Credo davanti a noi, sì. Non so se è giusto o sbagliato, però boh, mi stufavo di fare sempre le stesse spell e ho preferito prendere un'altra, giusto per così variare un po'. Ed è fatto tuc! E gli scappa fuori una, non lo so, una specie di ascia della morte oscura antica e via. Missioncine fatte, insegniamo e spero che ce ne siano altre, sì, perfetto. Dobbiamo ammazzare una specie di bossetto. Ma dove cazzo mi sta facendo andare questa quest? Io pensavo che stava là, invece cioè fare tutto il giro e entrare dentro... Ah no, già passare qua in mezzo. Ah, già comunque ce l'ha fatto un getto stupido. Eccoci, ci siamo, è questo quick fist. Vai, spariamoci tutto. Via, via. E ciao, ciao caro. E dobbiamo tornare di là. Ma sono io che ho fatto un giro del cazzo. Quando cazzo sono stupido, stava a due passi, vaffanculo a me. Vabbè. La garrison. Ah, è vero, perché c'è il garrison qui, lol. Ecco il nostro primo garrison, che è enormemente scrauso tra l'altro all'inizio, mi ricordo una rottura di palle potenziarlo, ma ovviamente non lo faremo perché è totalmente inutile ormai il garrison, credo. Io spero che non ci faccia perdere troppo tempo su sto garrison perché proprio non me ne frega niente andarlo a potenziare.
Ok, no, bene, ci hanno dato delle quest da fare fuori. In più io andrei a fare anche questa perché mi ricordo che questa tipologia di quest hanno un sacco di esperienze. Infatti 69.000 esperienza sono veramente un sacco perché è una missione normale, ne ha 13.000. Infatti mo ci andiamo, facciamo queste due e andiamo a fare quell'altra. Che consiste nel raccogliere una cosa e ammazzare i tizi vicino. La tipologia di queste più comune in Warcraft. Ammazzo anche questo bossetto qui. Vi dico che con grande sincerità Draenor fa cacare il cazzo, cioè nel senso, per come l'ho affrontata io, sì, è che praticamente è stata l'espansione con la quale ho aperto il canale, per carità. Però mi ricordo che un video che feci tipo che cosa fare World of Warcraft, che praticamente è quello consigliato, che credo spesso vi esce fuori. Cioè, io per fare quel video sono stato proprio stimolato dal fatto che io non c'avevo un cazzo da fare. Di conseguenza ho detto: no, devo fare assolutamente un video dove incoraggio sia me a fare roba e incoraggio anche gli altri a lo stesso fare roba. Cioè, perché dovevo dare gli spunti alle persone sul cosa fare. E effettivamente, se uno vuole, di cose da fare ce ne sono, eh. Però comunque il fatto che il Garrison ha ucciso proprio la socialità praticamente le cose da fare, perché si richiudevano tutti là dentro a farmare come i cinesini, che poi praticamente era diventato come se fosse un giochetto per il telefono. E adesso sì, comunque ci fanno perdere un po' di tempo col Garrison perché è inevitabile, comunque l'espansione è basata su quello, quindi è assolutamente normale. Ci vanno a costruire le barracks. Ah, ci ha sbloccato l'abilità del Garrison, in cui praticamente credo che se lo andiamo ad utilizzare sì, ci chiama delle forze in aiuto. Ah, naturalmente nel prossimo episodio, come in ogni episodio, vi porto assolutamente in un instance di Draenor. Ah, ho capito, sti pezzi di merda, per fare le normal c'è bisogno pure dell'item level, guarda. Vabbè che è una roba veramente scandalosa, eh. Beh, oddio, non è eccessiva. Beh sì, oddio, il tastanello. Ma i trinket? No, cambio trinket anelli, già sto, non è che serve chissà quale item level. Salviamo la tizia. Quello è un raro? No. Ah no, ragazzi, siamo andati a fare questo, assolutamente. Via via. Andiamo a fare quella. Consegniamo. E poi credo che per oggi è tutto perché devo studiare, cazzo. I vlog che ho fatto non hanno riscosso tutto questo grande successo, ma è normale, me l'aspettavo anche perché. A parte che, specialmente quell'Urbino, lo registravo col telefono, che per quanto sia buono e tutto. Vabbè, mettiamoci pure che YouTube cala un sacco la qualità, perché sulle riprese che ho fatto io era molto meglio la vista del video. Bene, qui devo ammazzare tutto e tutti. Noto con piacere che qualcuno già è passato prima di me qui con tutti questi corpi. Oppure no, se li stanno mangiando questi schifi. Sono praticamente tutti Gollum. Vediamo questo quando ce ne dà, visto che è gigantesco. Infatti il processo è anche un pochino più lungo. Tac. Non tanti, ce n'è di 3, boh, tipo 3. Qui c'è un morcodin, 125, 122k di HP. Ma ti spacco tutto, sì, ma dove cazzo ti presenti? Ma levati dalle palle, scarso. Oh cazzo, un finger è esattamente quello che ci serviva. Perfetto. Tic. Vabbè, l'effetto non lo userò mai. Nemmeno per restare a occupare un pezzo sulla barra. Comunque, ragazzi, io finisco un attimo questa pallosissima quest, che non lo so, mi sembra essere un cinese che si sta farmando. E ci vediamo dopo. Allora, perfetto. Una l'abbiamo fatta. Quella, guardate quanta esperienza ci ha dato. 100.000 ci ha dato. Quella, diciamo, a territorio. Adesso ci ammazziamo un coglione che sta qua. Ah, un finto boss. Non ho esitato a chiamare i miei alleatuzzi, così da fare prima. Anche se alla fine me la facevo tranquillamente da solo, eh. E adesso bisogna tornare al Garrison, quindi Stone. Eccola qua. Consigliamo la quest e c'è addirittura anche un altro follower che si è potenziato. GG. Ragazzi, io mi saluto per questo video. E vi ringrazio come sempre per la visualizzazione. Fatemi sapere se vi è piaciuto, come sempre. Ci vediamo nel prossimo. Ciao a tutti.